Amici di Bergamo News, siamo a Caprino Bergamasco, ristorante L'Atterraggio, dove tra poco qui, su questo splendido prato verde, atterrerà Maurizio Milesi. Maurizio è il vincitore del nostro concorso Volo in Parapendio. È partito da là, in alto, Valcava, pochi minuti fa doveva atterrare qui, come adesso, su questo splendido prato, e saremo qui a raccogliere le sue impressioni. Maurizio, prima della partenza, era emozionato, ma molto carico per questa grande avventura con Bergamo News. I can fly. But I want his wings. I can shine even in the darkness. But I crave the light that he brings. Revel in the songs that he sings. Até tá tudo okay. My angel carrier. But I need his heart. I am strong even on my own. But from him I never want to part. He's been there since the very start. My angel Gabriel. My angel. Allora amici, ci siamo quasi. Il nostro Maurizio, accompagnato dall'istruttore Sergio, sta quasi per atterrare qui sul prato di Caprino Bergamasco del ristorante L'Atterraggio. Vedete appunto questo atterraggio in diretta. Adesso andremo subito a cogliere le prime impressioni dopo la discesa. Ci spostiamo un attimo per evitare cadute. Allora Maurizio, prime impressioni? Fantastico, senza parole, strabello. Siamo stati Fantastico, 40 io meglio. minuti meno 5, 35 minuti in volo. Grandissimi. Com'è vedere tutti da lassù in alto? Sono sempre abituato. No, è strabello, è una cosa assurda. Sembra di essere su una montagna creata al momento. Partenza tutto bene? Partenza tutto bene, sono stato bravo, ho detto, al ritorno non ce l'ho fatta a camminare, a metterci i piedi, sono andato di culo, però va bene. Sergio, allora com'è andato l'allievo? È andato meglio di quanto si potesse sperare. È stato bravissimo in decollo, bravo in atterraggio, in volo siamo riusciti anche, è riuscito a vedere lui Scusa. due rapaci che abbiamo sfruttato per rubargli la possibilità di, come avete visto, di acquisire quota invece che perderla. Meglio di così direi che non poteva andare. Giornata splendida, bravi. Quindi esame superato? Superatissimo, 10 e lode. Alla grande con Bergamo News. Grande, bella.